Buongiorno, benvenuti alla rassegna stampa di domenica. Di buon'ora oggi perché sono qui anche con la barba un po' sfatta, perché sto finendo di scrivere il mio libro per la nave di Teseo su il pensiero della destra. Vabbè, tema ambizioso, ne parleremo le prossime volte. Oggi invece, come sempre la mattina, bisogna leggere quello che c'è scritto sui giornali. Oggi sui giornali è ancora il tema americano e degli Stati Uniti è il tema che conta. I titoli generalmente sono di questo tenore: un altro nero ucciso a Houston. Insomma, la storia la conoscete, non sto qua a raccontarvela 100 volte, sapete quello che è successo. Prima il nero attaccato e ucciso attraverso quel video Facebook Live incredibile da un poliziotto pazzo che reagì in maniera assurda in America. Poi dopo la reazione che c'è stata di un cecchino altrettanto pazzo che ha ammazzato 5 poliziotti bianchi sempre in America, e poi oggi un altro nero ucciso a Houston. Ma non fermatevi ai titoli, leggete i giornali. Purtroppo sì, so che è faticoso, soprattutto la domenica, e so che sono piuttosto noiosi. Se leggete i giornali, a parte i titoli, si legge che questo nero che è stato ammazzato dalla polizia in America, a Houston, aveva una pistola in mano e stava minacciando i poliziotti, e i poliziotti gli avevano chiesto a questo nero, bianco, conta poco, gli hanno detto: quella pistola buttala giù, se no ti spariamo. Insomma, questo nero non è un nero che passava lì per caso, non è paragonabile al nero dell'altro giorno che è stato ucciso in macchina mentre tirava fuori il portafoglio. Questo aveva un'arma in mano e non aveva accettato di deporla davanti ai poliziotti. Quindi, insomma, stiamo un po', non so come dire, e tra l'altro stava minacciando i poliziotti con quell'arma. Direi che bisognerebbe leggere un pochino bene le cose per capire, e per fare considerazioni dopo. Oggi sui giornali, riguardo alla passata vicenda del cecchino, c'è poco o niente. Un pezzo titolato bene, scritto totalmente in maniera del tutto inutile, ma con un grandissimo grafico sul dilemma del robot. Come sapete, il cecchino è stato ucciso da un robot che si è fatto scoppiare, e il Corriere della Sera ne ha preso spunto per raccontare il dilemma del robot. Non c'è nessun dilemma se leggete il pezzo, però comunque vi racconta come funzionano e c'è un grandissimo grafico su questo robot. Torniamo in Italia. In Italia l'unica cosa politica noiosissima è quella di Renzi, che avrebbe detto sull'Italicum decide il Parlamento. Beh, insomma, questa sembrerebbe una cosa pleonastica: chi deve decidere sull'Italicum? Fino a prova contraria, l'Italicum, come tutte quante le leggi, vengono votate da un Parlamento, quindi insomma non ha detto una cosa che sia particolarmente interessante. Lo è da un punto di vista politico, perché l'Italicum è stato già approvato, quindi sembrerebbe un'apertura nel cambiare questa legge che premia in maniera eccezionale l'unica lista che ha la maggioranza. Si vorrebbe cambiare, e soprattutto i partiti piccoli vogliono cambiare. Oggi c'è un'intervista di Zanetti, ma tutti i piccoli la vogliono cambiare perché vorrebbero che si premiasse la coalizione che prende un voto di più e non la lista che prende un voto di più, in maniera tale che i piccoli avrebbero un maggior peso. Vedremo cosa succederà. Non mi appassiona la questione dell'Italicum, ma è da tenere in considerazione. I grandi temi oggi di giornata non ci sono. La stessa Boldrini oggi fa un'intervista a Cazzullo, che fa un 1-2 prima di Benedetti e poi Boldrini, ma mentre quell'intervista di Benedetti aveva un peso, un senso, era interessante, la Boldrini è imbarazzante. È come sempre imbarazzante la Boldrini, una pagina intera sul femminismo, sull'importanza di chiamarla ministra, presidenta, sindaca e tutte queste minchiate che non danno un sapore alla realtà del femminismo o del maschilismo. E nell'intervista c'è una parte molto divertente quando, e che ovviamente Cazzullo non fa, non, tiene in pagina, quando la Boldrini corregge Cazzullo perché dice ministro e non ministra. Mi sembra patetico. È patetica la risposta sulla Clinton: non ha il coraggio di dire che vota la Clinton, ma dice che è bene che ci sia una donna alla Casa Bianca. Questo tipo di mentalità è proprio un tipo di mentalità che mi fa venire il sangue al cervello. Donna, uomo, nero, bianco, non è importante ovviamente il genere e la razza, ma quello che vogliono fare per la Casa Bianca. Bellissimo Langone, come sempre, sul giornale e sull'indagine sull'aldilà, cosa si aspettano gli italiani dall'aldilà. È un pezzo di divertimento, così come un pezzo sul giornale interessante di Marcello Zacchè. Oggi la guerra degli spot televisivi per conquistare il Corriere della Sera: da una parte Cairo, dall'altra Bonomi, Tronchetti e gli altri. Cairo fa una spot televisivo come se si stesse per conquistare, come se si facesse, si vendesse un prodotto. Interessante la nuova modalità per
per conquistare il salotto buono della finance dell'editoria italiana, notata dal Corriere della Sera, notata da Zacché sulla prima pagina del giornale. Infine, favolosa, favolosa, selvaggia Lucarelli oggi sul Fatto Quotidiano, il fogliettone del Fatto Quotidiano. Vedete, Selvaggio Lucarelli dice che qui a Milano, dove ci troviamo, non c'è più una piscina. Nel senso che le piscine ci sono, c'è la vecchia Caimi, ci sono varie piscine, ma le piscine a Milano devono essere fighette. È un pezzo che ti fa pisciare dalle risate, in cui ci spiega, per esempio, che c'è un happy hour per entrare alla piscina pubblica, la Caimi, che peraltro costa moltissimo, mi sembra 16 euro, scrive, e quindi dice il truzzo come fa lui e la famiglia ad andare lì, spenderebbe troppi soldi, ma comunque può andare tra le 12:30 e le 14:30 e lì può avere uno sconto. E in più alla piscina dei fighetti Radical Chic da Milano, oltre allo sconto che ti regalano un calippo, ti regalano i braccioli, ti regalano, che so, una partita al biliardino, no, una spremuta. La Selvaggia è fantastica, ci avete rotto le palle con la musica New Age di Einaudi, con la spremuta, con il cibo vegano, con le bacche di Moji. Fateci fa il bagno in una piscina a Milano, che sia semplicemente una piscina. Adesso ve l'ho raccontata male, i pezzi sono belli, è bello leggerli per quello che contengono, molto divertente l'intervista alla il pezzo di Selvaggia Lucarelli. Sulle banche due temi fondamentali. Il primo, quello di Ferruccio De Bortoli, il fondo oggi del Corriere della Sera. Vedete, nella posizione sulle banche italiane, la posizione sulle banche italiane è divisa per due. Rendiamola semplice. Quella dell'Economist, che si fa vedere, che dice, beh, bisognerà aiutare le banche italiane perché se saltano le banche italiane è un problema per tutta l'Europa. E la posizione del Wall Street Journal, che dice, avete rotto le balle voi italiani, adesso ci portate la crisi delle vostre banchette, gestitevela da sola perché le avete gestite male nel passato. Su quali di questi due poli si pone oggi Ferruccio De Bortoli su Corriere della Sera? Bene, contro i banchieri. Devo dire che un po' fa specie perché è stato sempre considerato un filo banchiere, forse perché il banchiere di riferimento era Bazzoli, ma comunque, insomma, scusate la mia allergia micidiale. La cosa fondamentale di De Bortoli oggi è, dice, insomma, le responsabilità dei banchieri ci sono e come, non possiamo trovarci sempre le solite scuse sull'Europa, il bail-in, il fatto che fossero state aiutate le tedesche prima di noi e compagnia cantante. Posizione di De Bortoli sul Corriere della Sera. Stupendo oggi la notizia, a cui viene dedicata soltanto un colonnino, riguarda l'ex presidente della Commissione europea Barroso, che diventa consulente, mi sembra presidente senza cariche, senza deleghe, diventa presidente di Goldman Sachs, cioè ha un ruolo di consulenza importante in Goldman Sachs, ovviamente non presidente di Goldman Sachs, mi scuso. E Barroso è l'ex presidente della Commissione europea, una vita importante, interessante, e soprattutto la cosa che a me fa impazzire è che si ne esce rivoluzionari e si finisce banchieri. Sembrava una battuta, è una realtà. Barroso è l'ex leader maoista del Partito Comunista e del gruppo. E dei gruppuscoli comunisti portoghesi. Prima faceva il maoista, poi ha fatto il politico, poi è diventato presidente della Commissione europea e a 60 anni diventa consulente di Goldman Sachs. E dico io, quali sono le competenze per le quali Goldman Sachs prende l'ex presidente della Commissione europea? Conosce le banche? Sa come si fa il private equity? Sa cos'è il private banking? Sa quali sono? No, sono le relazioni, non ci prendiamo per i fondelli. Rompiamo le balle, caro Ferruccio, sul fatto che l'Italia abbia vissuto di relazioni e non ci rendiamo conto che oggi la più importante banca d'affari del mondo prende il Presidente della Commissione europea. Sapete perché cosa? Perché ha delle buone relazioni, perché sa come parlare, conosce gli uomini che contano nel mondo. Allora, questa come la chiamiamo? Vabbè. Ultima segnalazione, sono passati 9 minuti e 20 da quando ho iniziato questa mattina, è per l'intervista che è tutta da leggere a Houellebecq, l'uomo che ha scritto Sottomissione fatta da Repubblica. Due pagine che bisogna leggere con attenzione, è un'intervista a tutto tondo, a un certo punto l'intervistatore gli chiede, ma lei che cosa ne pensa di Brexit? Gli parla di tutto.
ovviamente di sottomissione del mondo islamico, eccetera. Ma sapete che cosa risponde su Brexit Ulbeck? Ci sono tre foto sue bellissime, perché è un personaggio orrendo, è più brutto di come sono io, con questa barba, preso di profilo, un po' gobbo, con un naso aquilino. È straordinario nella sua bruttezza. E Ulbeck a un certo punto gli chiedono cosa ne pensa della Brexit, e lui dice: sono stato sorpreso favorevolmente. Sono stato sorpreso favorevolmente dal voto degli inglesi. Io l'adoro questo Ulbeck, dice sempre il contrario di quello che uno si aspetta. In realtà, dice sorpreso Brexit, perché in realtà non pensa. L'altra cosa fondamentale che dice è a favore della UE oggi c'è solo un argomento, e cioè il possibile rischio che si ha nel uscirne, e non già la forza che essa ha nei confronti dei cittadini, dei popoli a cui questo fa schifo. Bene, io vi saluto, 10 minuti e 39, mi metto a scrivere il libro e vi do appuntamento domani, come sempre, rassegna stampa e zuppa di porro del lunedì. Ciao!